Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zeb89 e forse, ma forse, sono riuscito a trovare un altro indie decente su Steam. Ancient Guardian è un gioco d'avventura che si genera in modo procedurale. Tu giochi nei panni di un padre che ha perso sua figlia e sta cercando di ritrovarla, evitando mostri pericolosi, trappole e risolvendo enigmi. Beh, sembra immediato, dritto al punto, come piace a me, insomma, speriamo che sia bello. Guarda che io c'ho la laurea, io c'ho il master, ti faccio un culo quanto un cantiere navale, eh. Allora, è bello però il stile fumetto. Siamo a Creta, in Grecia. Vacanza, suppongo. Ad un certo punto. Dov'è mia figlia? Ci ho ben finita! Basta, vi scanno tutti, dal primo all'ultimo. Ah, è andata a tuffarsi nel buco. Ha fatto mabuza di zozzo. È stata rapita, Nance. L'avrà adescata lo zio Peppe con la carta gialla. Vieni qua. Eccoci qua. Il gioco è stato realizzato usando Unity, ma fino ad ora non noto troppi problemi. Vediamo com'è il gameplay. È presto parlare. Allora, facciamoci strada. Qui c'è uno scheletro, ma è lei e mia figlia è già schiattata. No, non credo, dai. Comunque, ragazzi, vi ricordo che ad inizio video ho detto chiaramente il gioco è procedurale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che i corridoi, il posto, no? Il labirinto, quello che è diverso a detta del gioco ogni volta che. Aspetta, cos'è una trappola? Stavo dicendo, è diverso ogni volta che ci giochi, insomma, non vedi sempre le stesse identiche cose, intendo le stesse mura, è diverso ogni volta, cambia almeno leggermente. Corri! Che ho fatto? No, sì, che casino. Che casino. Cioè, per non perderti devi disegnare le croci sulle mura, oddio mio. Ma perché non ho giocato ad un altro gioco? Da vedi, vedi? È scattato una sola volta però. Non la puoi far scattare di nuovo. Ok, abbiamo trovato la nostra prima trappola. E sono. Ah, scatta di nuovo dopo un po' di tempo. Si vede però, il pulsante. Beh, proviamo. No! Il gas! Il gas velenoso! No! Segue pure! No, bestia, bestia, bestia. No, bestia. Oddio, ho rischiato, eh. No, però vedi, devi stare attento a dove metti i piedi. Però dai, si preannuncia un'esperienza interessante perlomeno, almeno spero. Ah, questa roba cos'è? E per usare, usiamolo. Noia con queste cose proprio. No, no. Queste sono lettere greche. Questa è l'alfa. Alfa. Se mi ricordo a scuola ci insegnarono che la lettera che sembra un par di coglioni è l'omega. Lambda può essere. Ma le cose sono due. O devo combaciare le tre lettere qua, qua, eccetera. Oppure c'è qualche altra cosa strana da fare. Penso che sia semplice, perché non è che possono pretendere che uno parli il greco antico. Almeno non credo. Allora, questo. Cerchiamo di allineare le cose. Boh, boh, cioè, che ne so io? Boh, non lo so, non lo so. Cos'è un cadavere? Vezzi, vezzi! Volevi pungermi le palle. Ah, però vedi, non è nocivo al tatto, almeno. Invece sì. Aia, sto crepando. No, però. Io e i miei esperimenti stupidi. Ok, quindi lì c'è la trappola. Qua invece cos'è sto cadavere? Ma non è la figlia, è un'altra persona, sarà. Non ci posso fare niente. Vabbè, andiamo avanti. Ma io, questi enigmi, ma come faccio a risolvere sta roba qua? Cioè, come devo disporre le lettere? Che ne so io? Ma dovrei saperlo, dovrei. Ma forse c'è scritto da qualche parte. Può essere che ci sia tipo un foglio e poi devi copiare? Ma perché io se no, boh, non ho idea. Ecco. Sei morto per via di una trappola. Dai, riproviamo stavolta seriamente. Allora, no way, nessun modo, nessuna via. Boh, molto labirintoso. Ah, dov'è la chiave? Ma intendi per la porta? Si è aperta da sola.
Comunque sì, è procedurale perché adesso il labirinto è diverso da prima, molto diverso. Non ci sono più gli enigmi lì, che le cose che gira, c'era la porta, per esempio. Aiuto, insomma, le scritte si ripetono, vabbè. Qua. Di nuovo aiuto. Ma chi è? Una persona appesa. L'ombra buggata. Allora, abbiamo rubato il suo medikit, first aid pack. Puoi curarti nel caso di ferita. Sento qualcosa, sento qualcosa. Avete l'urlo di chi? Di chi è quell'urlo? Possibile che sia già di sua figlia? Non credo, dai. Sarebbe troppo breve come gioco. Qua c'è del sangue. Degli arti. Cioè, uno va in vacanza e si ritrova in un posto del genere. Uno scheletro trafitto da una spada. Tutti sti resti. Ma che ca... Oddio, un'armatura. C'è proprio l'arma... No, 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 Grasvive! No! Narizzaruzza! E dai! E non è mica tanto giusto, ma posso prendere quella spada. Ma gli scheletri mi vogliono morto, aiuto! Dov'è la spada? No, dai, però disarmato non va bene. Non ci sono armi, non c'è l'arma. Bastardo. È tutto chiuso, è tutto... Non mi sa che sono morto. Perché il cancello non si apre. Ah, meno male. No, sono ancora lì. Bestia, 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 bestia. No, non si guarda. No! No! No, dai! Ma che cavolo? Ma cos'è? Un minotauro con un'accetta! No, no, no. Aiuto, aiuto veramente. Ma chi è? Ma posso usare delle armi qua, almeno. Dai, mori, mori, mori. Non muore! Non prende fuoco. No! Ma non è giusto, non prende fuoco. Vai, mori! Dai, mori! No! Non muore, mi sembra alquanto ingiusto, eh. Sì, ma però, dai. No, vicolo cieco! No, vicolo grullo, no! Ma dai, dammi una spada, un'accetta, un fucile, un bazooka! Sei stato ucciso dalle mani di un minotauro. 3 minuti e 41 di sopravvivenza, proprio lizzo. Però dai, avrei gradito un'arma, anche una lama, qualcosa, niente. Posso... No, no, e no, E no, no, così però non va abbastanza... Cioè, è frustrante scappare. Cioè, ti metti con le spalle al muro, che cosa gli fai? Gli sputi in un occhio. Cioè, non c'è soluzione. Mi devi dare un'arma, per forza! Che sia brutta, non mi interessa, basta che ci sia però. Ma mi segue, sa esattamente dove vado. Sa per filo e per segno ogni passo che faccio. Madonna, che palle però. Arriva qua, no? Forse mi ha perso di vista. Sì, ma non è che sia... Ma poi la corda viola fosforescente, non per dire, ma... No, 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 no. Cos'è quel rumore? No, 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 no. No, non puoi sapere che... Ah! Come... Cioè, sa che sei lì! Sa che sei... Lo sa! No, bazziconi mozziconi. No, 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 raza. Però vedi? L'intelligenza non è deficienza. Prova a aprire la porta. Cioè, tu la chiudi, lui la riapre. Ma perché non schiatta? Dai. Ma non è giusto. La cosa più brutta finora di sto gioco è che non ti puoi difendere. Bene! Bene, bene! A sdrubalini, a sdrubaloni. È morto? No, no, andiamo via. Sto crepando. No, no, no. No, non vedo più niente. Dai! Mi sa che era morto però, eh. Sarebbe stato accettabile ancora ancora se i nemici potevano pesticciare le trappole e rimanerci. Non che le devi attivare tu, farti del male e poi forse riesci a far fuori anche loro. Dai, così non è accettabile però, eh. No, no, no. È più divertente giocare a Fortnite sull'iPhone. Arinzarunza? Arunzarinza? Che quando la stappi e ti si strinza. Lenz? Lenz? No, 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 non volevo disturbare il suo riposo, eh. Alzo, no, 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 non era il mio intento recarla a disturbo. Lenz? Ma perché no? No, tu no, sei sempre così, Alt F4, sei sempre così. Niente armi, niente. Vai sulla trappa, no! Guardate che mozzicone di sigaretta di nemico. C'è il GPS, sa sempre dove sei. Dov'è? Aspetta, si è accasciato.
dopo un po' cade a pezzi, si decompone, boh, non lo so, a un certo punto o è sparito o si è sbriciolato, due sono le cose. No! No, 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 no! No! Ma ti ferma, ti ferma! Oh no, si offusca la... No! Sì, ma è veramente, sembra quasi impossibile così però, eh. Come faccio a scrollarmelo? Posso ammazzarlo, no? Madonna, che palle però sto minotauro. Sì, ok, procedurale, però ci sono sempre le solite trappole, i soliti scheletri per terra, il minotauro, insomma, vario sì, ma insomma, fino a un certo punto, eh. No way back, non puoi tornare indietro. Affanculo. Manca poco ci rimango. Secret doors, return this to make right combination. Ah, devi sentire il suono. Devi sentire quando fa tac. Secondo il suggerimento, allora è giusta la posizione. No. No. Nemmeno. Ma rumore di che? Rumore di che? Ma indizio dove? Quale? Non ho sentito niente. Vaffanculo, vai, vaffanculo. Non posso fare niente. Il problema è che se non riesco a capire come aprire queste porte, non posso giocare più, cioè non posso andare avanti. Non credo che si possa andare più di tanto avanti senza aprire quelle porte. Ecco, un'altra di queste cose. Perché a me? Bello che se io combacio per dire queste tre lettere che sono simili, niente. No! No, dai! Dai! Vabbè, senti, ammazzami. Io devo scoprire come fare. Sa che è giunta la mia ora. Ma che cazzo? La palla. Dance! No, tanto, tanto ormai. Il proiettile potrebbe fermare il minotauro per... Allora ci sono le armi. Dove? Ragazzi, se non riesco a capire come aprire quelle porte, quelle chiusure tonde, no? Quelle lettere, non riuscirò mai ad andare avanti. Ma lo posso sognare ad andare avanti. Il problema è questo, veramente. Se, ma poi perché li fanno bastardi con le lettere greche? Io, ragazzi, dovete sapere che ho fatto un anno di liceo classico. Ovviamente sono stato bocciato perché non me ne fregava un cavolo di nulla, appunto, di imparare il latino e il greco antico. Però. Ora, qualcosa mi ricordo, ma qualcosa proprio a furia di scuotermi le palle durante l'anno mi è rimasto proprio qualcosina, qualche nozione, perlomeno le lettere, riconoscere qualche lettera. Ora, non è facile, eh. No, 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 vaff... No. Ora chi lo scrolla più? Vai su questa bella trappola, e non si fa niente, non si fa niente, giustamente. Perché lui è il minotauro. Guarda, guarda. Se ci va lui, niente. Se ci vado io, mi arriva nel retto. Come Lazzaretto. Vedi, vedi. Mori col gas. Mori col gas. Non muore col gas. Muoio io col gas prima di lui. Non si può. Non si riesce. Guarda, guarda, proprio fiero. Giravolta, vaffanculo. 2 minuti. Come distance to exit così poco? Ma serio? Frustrazione abbastanza singolare, eh. Cioè, proprio ti... Sto cercando di nuovo la porta per riuscire a capire come aprirla. Non questa, quella bloccata, no? Col codice. Però in questo run non spawna, non sta spawnando qui. Beh, ecco. Ora io voglio. Ah, dove è qui? Lock sounds can help you. Cioè, il suono può. Ma chi è che sente? Cioè, ora metto a palla proprio. Io non sento proprio nulla. Ecco! Ho sentito il tac! Ma non basta.
No? Così. Ora questo è giusto. Questa musica. Oh! Dai, fai tac. Ma così è facile, basta ascoltare il tac e è risolto, no? Da bischero. No. Cioè, basta. Non c'è neanche l'enigma. Cioè, nella descrizione del gioco risolvi gli enigmi. Quali enigmi? Basta ascoltare un tac. Che enigma è? L'enigma di poter sentire un suono. È veramente stupido. Stanza antica, sei entrato in una stanza antica, studiala e non sarai deluso. Invece secondo me sarò deluso, poi non lo so. Ho come l'impressione che sarò deluso. Ma che cazzo? Inizia traduzione, che devo fare? F, B, K, devi premere a tempo le lettere, che puttanata, F, E, F, dai, ma capo, E, dai, K, uno sbagliare, K, F, E, sì, abbiamo tradotto il foglio. Ogni giorno a sedere in questa stanza sentivo i suoni del Minotauro che cercava nuove vittime lungo l'infinito labirinto, i corridoi del labirinto. Ho sentito un respiro profondo, poi il suo grido possente. Come l'ira di Dio, dei dèi, ho atteso il mio destino per molto tempo e ho prosciugato tutte le mie forze. Meglio morire in questa stanza di fame che essere mangiato vivo dal mostro. Specialmente se questo mostro è il tuo comandante, che una volta hai servito. Chi vuole può fermare il video per leggere questa puttanata, ma la cosa chiara è che non ci è utile per trovare nostra figlia. Perciò, ciao. Non è utile. Oddio, cos'è? Oh, zio Peppe. Lo spago di Ariadne. Mio padre disegnò delle illustrazioni per un libro che parla del Minotauro. Ariadne, nella storia, dà al protagonista lo spago dorato per riuscire a fuggire dal labirinto, per riuscire a trovare la strada indietro, perché tu lo spago. No, no, non buttarlo via. Lo spago, come faccio ad usarlo? Sì, ma non è così che funziona in teoria. Cioè, lo spago lo lasci così. Cioè, qui taglia lo spago a pezzi. Boh, non so se è infinito, potrebbe essere di no. Usiamo la leva. Pepepepe. Vabbè, almeno sono riuscito a capire come si aprono quelle maledette porte. Bene. Adesso possiamo anche andare avanti, possiamo vincere. C'è questa remota possibilità, ecco. Trova un'arma. Un'arma da fuoco, intende. Magari, magari. No, 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 non ci voleva. Adesso chi ce la fa a vincere? Con questo macaco alle spalle. Chi ce la fa a vincere? Nessuno. Bestia, bestia. Dai, mori. Dai, brucia. Bene. Nice. Meno male che hai schiattato, va. Aspè. Ah, tu, lo ruzzoli. Aspè, che fa? Che fa? Oddio, oddio. Oddio, va verso l'uscita? Oddio, oddio, sì, dimmi che va verso l'uscita. Sì. Di uscire di qua e non è cascata nel tombino, proprio dritto lì. Ma sono ferito. No, 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 no. Questo non me lo puoi fare. Questo non me lo. No, Minotauro. M'ha portato dal Minotauro. Squamoso lui. Ah, vicolo cieco. Madonna. Oh, che palle. Ecco.
Bello sto run, è andato veramente bene. Non vedo niente, non vedo niente, non vedo niente, zero. E dai, e dai, e dai, e dai, non per il cavolo. Io buono. Neanche il diritto di vedere, va bene. Oddio, una chiave. Puoi aprire le porte segrete. Ah, con la chiave puoi aprirle instant. Cos'è? Oddio, come ho fatto a non vederlo prima? Fatti vedere ora. Facci vedere ora, sai le palle. Non so se muore, secondo me non muore. Oh, di nuovo sta stanza. E ora vi ammazzo però, Nance? Nance? Che bello. Ah, ma vedi, vedi? Ho già consumato un sacco del coso, della carica. Dura poco sta pistola. Mori! Cosa? Niente! Niente, proprio niente! Dai, dai! Mori! Mori, mori, mori! No, no, là no, là no, un posto brutto. No, 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 no. No, no. Ma cos'è quella camminata da dove il bagno? No, no. No. Che cavolo. Dai. Dai, che palle. Sti run però senza che... Oh, adesso non trovo più quelle porte. Prima stavano ovunque, adesso no. Non ci sono più. Shoot yourself, sparati. Ma sparati te. No, questo è un run veramente non di merda di più. Non c'è niente. No. Armati di nuovo. Vai, bene. Allora, perché non mi vuoi più dare quelle porte? Perché? C'è un motivo per non farmi vincere. Perché prima con lo spago si poteva anche vincere, solo che c'è uscito un minotauro schifoso. Accidenti a me quando ho sprecato le munizioni e ci ha fatto fuori. Madonna, se solo riuscissi a trovare un'altra porta. Niente, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. C'è la porta a marcia di legno che tanto non mi serve. Che conduce a fanculo, conduce. Madonna, ha preso un colpo. No, 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 no. Il minotauro però non mi va bene. A me non mi va bene. Nope. Oddio, buono, non schianta. Non muore, consuma tutti i proiettili. Vabbè, è mortale. È mortale, è mortale. Ecco, ecco, là, là, là. Basta. Game over, vaffanculo. Sì, ma però ripetitivo, le stanze sono sempre quelle. Poi, se tu trovi quello appeso, c'ha sempre il medikit. Se trovi quella con la giacca nera a terra, ha sempre la chiave. Se trovi quello con la giacca rossa, ha sempre il coso, la pistola. Randomizzato, sì, ma non troppo. Poteva essere fatto un po' meglio, ma a parte... Oh, bene! È che qui veramente c'è da invecchiare a trovare sto coso. Oh, finalmente apri. Dammi lo spago, dai, dammi lo spago, voglio vincere. Prendiamo questo. Ora minotauro. Ma che che è successo? Ma perché? Lo spago ti uccide. Ah, ok, meno male. Meno male che avevo la cura, guarda, meno male. L'unica cosa che mi manca è la pistola. Ora seguiamo lo spago e speriamo vivamente di non incontrare il minotauro, ti prego. Dai, conducimi. Dai, portami all'uscita. Portami all'uscita. Ti prego, portami all'uscita. Dai, 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 dai. Dai, dai, dai. Mission failed. No! Che è un ratto? Guarda, guarda, fiero, senza animazione. Si muove proprio rigido, va, va, va. Find the gun, find the gun. Find ha voglia di giocare. The floor is voglia di giocare.
Ma una bambina, se entra in un posto del genere, muore per forza. Cioè, già il padre muore, no? Quindi sarebbe un controsenso se fosse sopravvissuta la figlia. Invece, ovviamente è così, sennò che cazzo, non avrebbe senso il gioco. C'è roba che ci metti la firma che muori, è sicuro. Can help you get out of here. Get out of here. It will show the path to the end. The end inteso la fine, sì, ma la fine della tua vita, perché crepi. Scusa una cosa, ora. Ma per mori? Ma che c***o? No, non ho proprio parole. Cioè, se lo pesti muori, Ma è proprio nocivo. Sì, ma ormai sono moribondo, dai, ma non... Ma ti porta dal Minotauro! Ti porta sì alla fine della tua vita! Ah, faccio andare sulle trappole. Dai, pesta la trappola. E dov'è? Dai, va sulla trappola, vai sulla trappola. Non si fa niente! Non si fa niente! Allora che cazzo dice il suggerimento? Che cazzo dice il suggerimento? Il Minotauro può far scartare le trappole? Sì, si è visto! Sente gioco di me. Ma il Minotauro si dovrebbe poter uccidere, perché dà fastidio. Non vinci fin quando c'è lui. Non vinci. E ormai. Oddio. E Oddio, l'oggetto fa collisione col Minotauro. Cioè, un pick up fa collisione con un nemico. Ma che cazzo? Ma serio? No, ma sono morto. Gioco di merda. Gioco molto brutto. Ripetitivo. Non puoi vincere. Distance to exit 44 metri. Ora, parliamoci chiaro. Io sono quasi sempre vicinissimo a fuggire. Eppure non riesco. A me questo fa incrudelire. Perché. Senti, vaffanculo. Corri di spalle, fiero. Dai, sbriciolati. Oh, bene. Arbuzzi. Dai. Dai. Oh. Non mi porta al Minotauro. Ma mi porta dritto. Ah, ma non è che mi porta al Minotauro, essendo che ti avvicini all'uscita, appare il Minotauro, ma non è che è lo spago che ti porta dal Minotauro. Vedi il discorso qual è? Ok, vedi, però è scaduto. Però questa è la strada, quindi devo disegnare le croci per capire che qua non devo tornare, perché se torno qua, Iella è malattia. Ti piacerebbe. Ora, vedi, è apparso il figlio di Troia. Perché sto vicino alla fine. No, un altro modo per vincere, sai quale sarebbe? E quando sta per apparire il Minotauro, attivi lo spago. In modo che ti duri fino all'uscita, forse. È l'unica idea che mi viene in mente. Porca puttana dell'Eva Bellina. Perché così ti dura di più. Madonna, se riesco a vincere mi dovete fare... Non una statua, due. Dai, e prendi la chiave. Drusduf. No. No, se muori ora chiamo i carabinieri. No, ti pre... dai, tu mi metti in una stanza deformata. No, io un'armatura te la puoi proprio tenere cara, me ne frega un cazzo. Per essere fini, no? Se io devo prendere un'armatura per essere inseguito per tre quarti d'ora, guarda, per me te la puoi tenere stretta. Ecco! Puto sbaglino! Vedi? Carbazzi! No! No! Perché ero già ferito prima ed ero meno veloce del normale. Ecco perché mi ha preso.
Però l'importante... 36 metri! 36! Cos'è? Cos'è sta roba? Che ca... Oddio! No! Scappa! Sì! Oddio a culo! Ho fatto senza spago, senza nulla, così a caso! Livello completato in 1 minuto e 26, dai, non ci credo. Qualcuno ci sarà riuscito come me a culo, appunto, dai! Niente pistola, niente chiave, nulla, ho finito al volo... Mamma mia che buscio di culo che ho avuto! Aspetta, ma... Aspetta, abbi un po' di ritegno, cioè... Back to menu oppure try again, riprova cosa? Ma l'avventura non va avanti, non salva la fine, ma cosa avete messo a fare una trama all'inizio? Cos'è? No! Cioè c'è solo sto livello! C'è solo questo livello in tutto il gioco e non puoi... Vabbè, alt F4... È uno dei giochi più deludenti che ho mai visto. Va bene se brutto e tutto, ma come fai a mettere una trama che poi vinci il livello e non vedi il finale? Ma perché Zeb è in early access e quindi vogliono aggiungere altri livelli. Sì, è gioco, è già del 2016, quindi che presa per le natiche. A me dispiace perché volevo vedere il seguito. Invece, niente. È proprio un finale da calcio nelle palle, non è un finale. Ma forse effettivamente era meglio se non vincevo, così almeno mi rimaneva il dubbio, sai. E invece così, proprio... Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zeb89 e forse sono riuscito a trovare un altro indie decente. 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 Arbaz! Ai, baby! Adesso più... Madonna! No, Ludovico Squarchomp.